Allora, il congresso che si sta per concludere ha visto una partecipazione veramente importante, notevole, soprattutto di giovani infettivologi. Ecco, la CIMIT del futuro dovrà guardare ai giovani infettivologi soprattutto per prepararli, educarli e avere la possibilità di creare un gruppo solido che possa apportare una serie di vantaggi a livello del sistema sanitario nazionale e di territorio. Le sfide sul territorio sono tantissime, ormai l'infettivologo, vogliamo cambiare? L'infettivologo non è solo chiamato all'interno delle strutture ospedaliere intese come reparti specializzate, è un'attività di tipo trasversale, è un'attività che deve essere in qualche modo considerata in tutte le problematiche e le unità operative. Ricordiamo quelli che sono i rischi collegati all'infezione. Legati all'assistenza sanitaria. L'infettivologo ha un'expertise e una formazione riguardo questo tipo di problematica e la gestione degli antibiotici, perché l'altra problematica è l'antimicrobico resistenza, che sarà purtroppo il nostro impegno del futuro. L'epidemia silenziosa è proprio quella della resistenza agli antibiotici. Quindi non solo le problematiche collegate alle infezioni attive, come ancora il Covid sta dimostrando in maniera silente, ma prepararsi a quelle che sono le gestioni, le sfide rispetto ai rischi del futuro. L'antimicrobico resistenza rappresenterà sicuramente la sfida importante per il futuro e l'interazione con le istituzioni e gli enti regolatori ci permetteranno di organizzare un lavoro serio in questo ambito.